Buongiorno, oggi faremo la pasta fredda, rucola, pachino e gamberetti. È un'idea per tutti quanti i tipi di rinfreschi, diciamo, che sono molto semplici da fare, ma fanno sia figura e ottima come sapore. Allora, noi abbiamo cotto la pasta al dente e freddata subito con l'acqua fredda. Poi ci mette un po' d'olio d'oliva, sennò si attaccherebbe. Poi va condito ogni cosa a sé. Quindi la pasta va condita a sé, l'olio che ho messo, mettiamo un pochino di sale, che già c'è un po'. Poi i pomodorini, i pochino tagliati a quattro, mettiamo un po' di sale. Il sale lo mettiamo all'ultimo perché il sale tira fuori tutto il liquido del pomodoro, quindi se uno lo farebbe prima ci sarebbe troppo sugo. Mettiamo dentro. Adesso i gamberetti, questi già si vendono nei barattoli già così, questi qua non c'è bisogno di condirli perché sono salati già di loro. E poi ci mettiamo a crudo la rucola. Questi qua, questi primi freddi, sono adatti per tutti i tipi di rinfreschi, dai compleanni ai matrimoni, come catering. Sono semplici, facili da fare, sono idee per, anche per non spendere molto. E il risultato è buonissimo perché questa qua piace a tutti, eh. Adesso andiamo a girare. Mettiamo un altro pochino d'olio. Mettiamo un altro pochino d'olio, scusate ma c'è gente al negozio. Ecco qua, guardate che bei colori e che profumo che danno questi pomodori con questi gamberetti. Questa è un'altra idea che poi io dopo darò tutti i menu completi per i diversi tipi di festa, diciamo. Ok, questa è la pasta rucola, pachino e gamberetti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.